alla madre, l'elemento materno in questo è fondamentale, come lo fu per Pitré, che ascoltò le leggende e i racconti tradizionali della Calza a Palermo dalla madre e dalla sua badante, Agatuzza Messia, che Pitré ricorda di memoria prodigiosa, ed è la memoria prodigiosa anche di Don Infantino, che riesce mirabilmente a cucire anche metodi di ricerca molto interessanti, quello della ricerca classica d'archivio, dove ricostruisce ad esempio l'aspetto festivo del rabbato a partire da fonti 500esche, e da qui appunto il tema dell'ingabellazione successivo, che è di grande interesse. Ancora il calendario cerimoniale, mi piace ricordare l'attenzione che Don Enzo Infantino ha attribuito al comparatico di San Giovanni, di cui oggi si è persa completamente memoria. E da lì, sicuramente, come anche diceva Don Pontillo, inesorabilmente il culto dei santi, tra i quali mi piace sicuramente ricordare anche sicuramente San Calogero, ma in particolar modo ad esempio l'attenzione rivolta a una figura di santità alla quale io sono particolarmente legato, che è la figura di San Rocco. Figura di San Rocco, figura di santo povero, malato e taumaturgo, che già in qualche modo è anche la chiave di lettura di quelle che erano le aspettative della comunità rabbatellese, che io chiamerei premoderna.